partita? Sì, è già partita. Vadi. Allora, tutti gli amici che ci seguono con Raccontami Nazione, sono qua con l'assessore Savi di Fornovo. E siamo arrivati nella piazza del mercato di Fornovo, dove c'è la panchina del Pellegrino. Inaugurata quando, Alessandro? Proprio il 15 agosto, in occasione di Road to Rome, la staffetta che è partita da Tempoli e arriverà fino a Roma, è partita a giugno e deve arrivare a settembre a Roma. E abbiamo ospitato proprio il 15 agosto 5 ragazzi, tra cui il videomaker, diciamo lo staff della società di Francigene, che ha fatto sosta qui a Fornovo con il bordone del Pellegrino, e quindi ormai siamo allenati ad ospitare i camminatori della Francigena. Io ti voglio sfidare. Esatto, oggi camminatori speciali con foto e effetti speciali. Perché secondo me gli altri pellegrini non fanno questa cosa. Secondo me. Proviamo un po' a vedere. Ta-da! La panchina era verticale. Allora Alessandro, se vieni di fianco a me ti chiedo anche un po' di cose nel frattempo. Io mi siedo però perché... Sì, se no sei fuori inquadratura. Ho incrociato le gambe per mettermi comoda in questo Garudasana. Comodissima, starei comodissimo anch'io. Alessandro, per te è normale accogliere i pellegrini di passaggio da Fornovo? Non è normale, lo è diventato, per fortuna lo è diventato. Questo è già, come dicevo prima, la terza estate che siamo in comune, che ci impegniamo per la via Francigena. La mia collega, l'assessora al turismo, Lucia Cardi, è entrata con l'ufficio di presidenza nel 2019 dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, e ormai il turismo francigeno è affermato assolutamente. Quindi... Allora vediamo se tra i prossimi turisti troverai qualche altro verticalista che come me abbia voglia di sfidare le leggi della gravità e di venire ad accomodarsi alla panchina del Pellegrino per fare un po' di handstand. Questa è una bella scommessa, non so se la vincerò, ma ci proviamo. Intanto mi sono lasciata andare comodamente, sono caduta, ho fatto finta ma sono caduta. Noi non ce ne eravamo accorti, perché io sarei caduto più rovinosamente. Alessandro ha fatto finta di niente e ha detto cosa sta succedendo. No, devo dire che avevo una considerazione della mia flessibilità anche diversa, pensavo di arrivare col piede, ma che figuraccia. No, non è vero. Foto assolutamente esclusiva. Allora, questo borgo di Fornovo è stato reso famoso dalla storica battaglia di Fornovo, in cui però non è venuta qua, ma un pochino più in là. In là, sì, sul Taro, diciamo. Sì. È anche conteso un po' la zona, forse ancora un po' Melisano, più. Melisano, Pelegara. O Zano. Chissà dove è venuta veramente. Magari con i prossimi scavi scopriremo qualcosa anche a livello storico e troveremo ancora dei resti di qualcuno. Esatto, poi andiamo a fare una verticale anche là la prossima volta, però. Ingaggiata, io lo conto, per me è un sì, eh. Io lo prometto e lo faremo. Bene. Allora, da qui proseguiamo? Risaliamo per il borgo, Piazza della Pieve, la nostra pieve romanica, il nostro gioiello, e poi arriviamo davanti al comune dove ci aspettano gli amici. Perfetto, allora prima facciamo una foto con anche Laura e poi andiamo. Volentieri. Grazie. Allora, da qui interrompo la diretta.